E siamo sempre qui a Live Social e in particolare sempre all'interno della nostra consueta rubrica Medicina Regione Lazio, che dà voce e spazio a vari professionisti in ambito medico, e stavolta sono in compagnia di un dentista e parleremo nello specifico dell'utilizzo del laser in odontoiatria, un argomento molto interessante che stiamo per affrontare assieme al nostro ospite, ossia con il dottor Giovanni Spinosa. Benvenuto. Buongiorno, ciao Riccardo, ciao a tutti. Grazie di essere qui, un saluto a tutti. Dunque, iniziamo subito. Una breve presentazione, insomma, perché hai deciso di intraprendere questo percorso e di fare questa professione? Guarda Riccardo, è un qualcosa che nasce veramente subito dopo le scuole medie, e quando tutti quanti pensavano scuole scientifici eccetera, io già pensavo a fare l'odontotecnico, quindi sono partito da lì e mi sono portato avanti in anticipo, quindi è una professione che mi ha appassionato da subito. Assolutamente, sono tante le cose davvero che potremmo dire, è una bella professione, ti faccio i complimenti. Peraltro io ho la fortuna, perché insomma siete voi che venite da me, di interagire con tante figure del tuo calibro, però alla fine ogni volta è una situazione diversa, certo. Si parla in qualcosa di diverso. Molto interessante l'argomento scelto questa volta, perché insomma parliamo dell'utilizzo del laser in odontoiatria e ecco, innanzitutto come funziona il laser, tanto per iniziare? Allora, intanto il laser è uno strumento che emette una luce con una certa lunghezza d'onda, circa 980 nanometri, capace di produrre moltissima energia che provoca un effetto benefico sulle cellule dei tessuti della cavità orale. E questo permette appunto di biostimolare queste cellule e ne facilita la guarigione in tempi veramente rapidi, quindi ci permette di fare interventi molto complessi, certo, con la minima invasività, ma soprattutto utilizzato anche per i più piccoli, per i pazienti più piccoli, i bambini, è qualcosa di eccellente. Assolutamente. Oltre questo imprinting, questa introduzione, insomma, i vantaggi che offre il laser, perché concretamente offre sicuramente dei vantaggi. Assolutamente. Allora, viene utilizzato in odontoiatria, intanto parliamo, esistono diversi tipi di laser, quello che stiamo presentando oggi è il laser a diodi, è un laser che agisce sia sui, diciamo, principalmente sui tessuti molli, quindi parliamo di gengiva, ma non solo, parliamo anche delle mucose dell'interno del labbro, delle guance e della lingua. Quindi fortemente consigliato, in quanto ha un effetto battericida, la sua luce è capace di creare una sterilizzazione, praticamente evita l'utilizzo del bisturi, quindi noi riusciamo ad intervenire in maniera mirata, in maniera precisa e puntuale in zone molto delicate, senza l'utilizzo poi delle suture, quindi non c'è bisogno neanche di mettere punti di sutura, quindi il paziente esce dallo studio quasi incredulo per l'intervento effettuato. Ecco, come in tanti altri tipi di interventi poi, insomma, c'è anche questo vantaggio, no? I dolori ovviamente si anestetizzati e anche i tempi, no? La velocità è un qualcosa di importante, perché magari mentre prima nel passato i tempi erano molto più lunghi per andare a affrontare qualcosa, adesso veramente si abbattono tante cose. Sì. E cosa possiamo dire ancora in merito ai vantaggi? Sì, guarda, allora, diciamo che il laser, io lo dico sempre ai miei pazienti, dico, ci permette di in un colpo solo ottenere quattro vantaggi. Sì. Il primo è quello di esempio di tagliare, allo stesso tempo coagula, quindi non abbiamo sanguinamento, non c'è bisogno quindi appunto, come dicevo, di suturare. Inoltre ha un potere analgesico, cioè quindi a volte io non faccio neanche anestesia, basta solo uno spray anestetico superficiale, quindi il paziente sa di effettuare un intervento senza anestesia quasi, ripeto, incredulo. E in più ha questo potere di biostimolare, quindi
velocizza la guarigione. Abbiamo un terzo, più o meno un terzo del tempo in meno per la guarigione dei tessuti. A volte non prendono antinfiammatori, non prendono antibiotici, proprio perché emette una ferita sterile. Questo è proprio l'indicazione all'utilizzo. Insomma, è un input importante questo, perché comunque sia, e ti ringrazio che sei con noi all'interno della nostra rubrica. Sono tanti gli ascoltatori, e chi è che insomma non va dal dentista, anche se a volte lo demonizziamo, insomma no, non bisogna, e faccio fatica a capire il perché le metodologie sono sempre più rapide, sì, sofisticate e raffinate, quindi non è più come, lo sai bene, il dentista al quale si pensa un tempo, magari sì, 20-30 anni fa. Infatti, se posso aggiungere, certo, che sostituisce le vecchie tecniche tradizionali, oggi diciamo è un po' il futuro, certo, è soprattutto è presente, quindi è attuale, è un argomento molto attuale. E devo dire, pochi giorni fa ho fatto un intervento a una ragazzina di un frenulo. Ormai i frenuli, non spiego agli ascoltatori, certo, cosa sono assolutamente a volte. E quel filetto che vedete, un'inserzione nervosa che vedete tra i due incisivi centrali, che a volte creano dei diastemi, degli spazi, okay, quindi lo spazio tra i denti, sì, viene chiamato diastema, okay, e a volte ci sono dei frenuli corti che devono essere ridotti, quindi di conseguenza interveniamo senza sanguinamento, senza lama di bisturi, pochissimo anestetico se c'è bisogno. Questa mamma incredula mi torna dopo due giorni a controllo, dice: mia figlia non ha avuto bisogno neanche di una tachipirina. Quindi più di questo. Meraviglioso, sei stato straordinario. Il merito va anche, insomma, il lato umano, esaltiamolo, perché è vero che ci sono, grazie a te, le tecnologie, tutto evolve, va avanti, macchinari sempre nuovi che coadiuvano il vostro lavoro, ma la differenza poi la fa anche la persona, il professionista, quindi tanto merito a te anche in questo. Grazie, grazie a te. In conclusione, alla fine, cappello di tutto, perché preferire la cura con il laser alla luce di quanto hai detto? Ma è semplice, l'ho appena detto. Sì. Al primo posto c'è, per me il paziente non deve soffrire. E in tutto questo, oltre alla non sofferenza, abbiamo una qualità del risultato dove non ci sono esiti cicatriziali, cioè non veramente, io quando il paziente torna per me e mi dice: dottore, è andato benissimo, mia figlia non ha avuto nessun tipo di problema, per me poi i bambini, voglio dire, è una gioia, dare gioia, insomma, restituire poi il sorriso alle persone, e diciamo è quello che è la mia passione. È una gioia dare gioia, quindi, a un bambino, scusate il gioco di parole, regalargli un sorriso, perché la gioia si esprime anche col sorriso, ecco, va a pennello, e quindi anche la gioia della mamma, dei genitori nel vedere. Quindi metto in prima linea i bambini, perché voglio dire, insomma, è la cosa che più. Assolutamente. Abbiamo a disposizione delle grandi risorse, merito dei grandi passi da gigante della medicina e della tecnologia, soprattutto in ambito dentistico e odontoiatrico. Perché non sfruttarli e perché non affidarsi a professionisti del tuo calibro? Quindi facciamolo, abbiamo tanti mezzi a disposizione. Io ti ringrazio di averci permesso, perché insomma è grazie a te, di parlare del trattamento laser, utilizzo il laser. Volevi ultimare, aggiungere, sì, qualcosa? Diciamo che mi sono soffermato, ecco, perché anche il laser, perché il laser adesso, se volessi elencare, sì, tutto quello che possiamo realizzare, certo, ma dalla semplice, certo, anche un afte, anche un herpes, certo, può essere trattata con il laser, come dicevo, un frenulo, ma soprattutto anche nelle malattie. Ci sono delle malattie autoimmuni, come per esempio il lichen. Il lichen è una malattia che si presenta con delle, come la sindrome della bocca, okay, orente, quindi bocca che brucia, sì, sono delle striature bianche. Prima queste venivano incise, tagliate, okay, eccetera. Oggi con il laser noi trattamenti molto
banali, molto non banali, scusatemi, sì, ho sbagliato, sì, trattamenti comunque semplici ma risolutivi. Assolutamente, ecco, dobbiamo concludere, ma sì, hai fatto bene a precisare, certo, a precisare anche questo aspetto. Ti ringrazio davvero che sei stato nostro ospite e passiamo subito a ricapitolare i contatti del dottor Giovanni Spinosa, dentista, piazza Enrico Tonti 11, Gaeta, è l'indirizzo dello studio, 338 8504 685, il numero di cellulare, lo 0771 013008 è il numero fisso. Studio Dentistico Spinosa, la pagina Facebook, Studio Dentistico Spinosa, anche profilo Instagram, due pagine sempre aggiornate nei contenuti, mettete tanti like e condividete. Studio Dentistico Spinosa.it è il sito web, un sito completo e ben strutturato a partire dalla home page iniziale, poi sfogliando le varie pagine, dot.giovannispinosa@gmail.com è l'indirizzo mail. Un saluto ancora al dottor Giovanni Spinosa, un saluto a tutti. Grazie davvero. Grazie a tutti.